Siamo giunti alla 23ª edizione del Festival Internazionale di Duchi d'Acquaviva, un'edizione quest'anno ancora più ricca di appuntamenti, che vede anche spettacoli di teatro e di danza in siti architettonici, archeologici e naturalistici come la riserva dei Calanchi, e paesaggistici come la Torre di Cerrano. Le grandi novità di quest'anno sono appunto questi concerti musica con vista, l'istituzione del concorso internazionale Note di Talento, il solista e l'orchestra riservato a tutti i partecipanti delle masterclass, che è una possibilità appunto ai vincitori, ai tre giovani vincitori, di esibirsi con l'Orchestra Sinfonica Abruzzese. Un'altra chicca di questa edizione è l'operetta, la rappresentazione dell'operetta La Vedova Allegra di Franz Lehár, con la regia del grande baritono Bruno Platicò. Quindi abbiamo 23 appuntamenti che si snoderanno dal 4 agosto fino al 2 settembre, che porteranno in Atri, nei comuni limitrofi, 300 musicisti tra solisti, cantanti, direttori d'orchestra, orchestre, ensemble, gruppi da camera e quant'altro. Un'iniziativa assolutamente trasversale, perfettamente coerente con quelli che sono i settori di intervento della Fondazione. Infatti, insieme alla musica, vedremo moltissime esperienze che ci emozioneranno. Prima di tutto, la convivenza di ragazzi provenienti da tutti i paesi del mondo. Abbiamo scoperto, i recenti eventi di guerra ce l'hanno dimostrato, come la pace viva nei cuori delle persone, come l'arte sia un messaggio importante per la pace stessa. Ecco, vedere tanti ragazzi, tanti insegnanti di numerose nazionalità convivere e condividere la passione per la musica sarà sicuramente un messaggio di pace importante. E poi la valorizzazione delle nostre zone interne. Le residenze d'artista costituiscono una delle vocazioni fondamentali dei nostri territori interni, che vivono il problema dello spopolamento. Questa può essere una risposta importante. Ancora una volta ringraziamo le associazioni, gli enti locali che collaborano con Fondazione Tercas per raggiungere il bene comune dei nostri territori.